stato un successo la seconda edizione del Memorial Martino Mastrogiovanni, il quadrangolare di pallanuoto organizzato dall'Ischia Marine Club. Quattro squadre, l'Ischia Marine Club, il Dream Team Ischia, l'Azzurra 99 e il WP Master Napoli, si sono sfidate nella serata di sabato e nella mattinata di domenica alla piscina comunale Ferrandino. Tanto entusiasmo, oltre che una bella partecipazione da parte del pubblico, ha caratterizzato questa manifestazione che ha visto tuffarsi in acqua non solo giovani promettenti e appassionati, ma soprattutto chi la passione ce l'ha da tempo e della pallanuoto ha scritto la storia. Uno di questi è Fabio Galasso, allenatore dell'Ischia Marine Club, che però in questa occasione è sceso al fianco dei suoi ragazzi, rivelandosi chiaramente decisivo. Siamo tutti contenti, è una manifestazione importante, stiamo portando la palla a nuoto a Ischia, quindi un complimento comunque alla società che con numerosi sforzi si sta impegnando a 360 gradi per promuovere questo sport. Stiamo lavorando abbastanza bene sia sul settore del nuoto, palla a nuoto, settore giovanile che è ripartito, un motore fermo da 20 anni, quindi siamo tutti contenti. Speriamo in un futuro di avere comunque una piscina nostra. Il nostro progetto è questo, di avere un impianto tutto nostro e poter lavorare a 360 gradi. A trionfare in questo torneo sono proprio i padroni di casa dell'Ischia Marine, che prima hanno dominato nel mini girone all'italiana e poi si sono affermati nuovamente nelle fasi finali. Al secondo posto l'Azzurra 99, squadra napoletana, composta da atleti giovanissimi e promettenti. In terza posizione troviamo l'altra squadra napoletana, ovvero il WP Master Napoli, la quale vanta campioni della pallanuoto degli anni 90. L'Ischia Marine Club è una società che sta promuovendo la pallanuoto in tutta l'isola di Ischia e sta facendo bene sia per tornare in piscina ma anche a mare, e bisogna promuoverla questa pallanuoto. Infatti veniamo da terraferma, ex giocatori di A1, una squadra di master, insomma gente che ha lasciato da un po', però che comunque sa giocare la pallanuoto. Decisamente un altro grande successo per un movimento che sta cominciando a crescere, con la speranza che Diori e i suoi possano raggiungere quanto prima gli obiettivi prefissati. Lo sport ischitano ne ha bisogno. Questa manifestazione è uno dei programmi, diciamo, è una delle manifestazioni in programma dell'Ischia Marine, che da quest'anno ha iniziato una serie di appuntamenti finalizzati a promuovere il proprio sport, la propria attività principale, che è quella appunto della pallanuoto. E quindi col presidente qui vicino a me, Francesco Diorio, che è anche diciamo il neo presidente da meno di un anno di questa associazione, si è avviato un nuovo discorso per la promozione sia del territorio attraverso lo sport, attraverso le iniziative soprattutto legate all'acqua, sia estive come quella che abbiamo fatto quest'anno al Castello Aragonese, con grande promozione sia del territorio che delle proprie attività, sia quelle che durante il corso dell'anno si sono svolte, come questa di oggi, che è una due giorni fatta da un torneo iniziato ieri sabato e conclusosi adesso poco fa, con la presenza di squadre al cui interno ci sono anche campioni che vengono dalla terraferma e comunque persone con le quali l'Ischia Marine ha iniziato un discorso di collaborazione. Noi come amministrazione siamo vicini e comunque sensibili alle attività di questo tipo, perché sono attività comunque che promuovono il territorio oltre che promuovere la disciplina in particolar modo. E quindi ancora una volta siamo presenti per queste attività e speriamo che queste si vadano avanti fin quando loro in estate hanno iniziato un'altra programmazione di natura estiva.